Massimo Ranieri, il ritorno in TV su Rai 1, i nuovi progetti e sogni. Massimo Ranieri stasera su Rai 1 con Sogno e Sondesto 3. I sogni e progetti del cantante. Torna questa sera su Rai 1, a partire dalle 21:30, subito dopo la puntata di Teche Teche Te, Massimo Ranieri, con le repliche del suo show invernale dello scorso anno, Sogno e Sondesto 3. La Rai, dopo aver puntato per 3 sabati su Laura e Paola, da oggi, sabato 5 agosto, punta per tutto il mese sulle repliche dell'One Man Show di Massimo Ranieri. L'attore, cantante e presentatore, intervistato da TV Sorrisi e Canzoni, si è detto molto onorato della riproposizione di Sogno e Sondesto. Ha avuto anche il piacere di rivedersi nella puntata di Teche Teche Te a lui dedicata pochi giorni fa. Nell'intervista, oltre a fare un salto, doveroso, nel passato, ha parlato anche del futuro, dei suoi nuovi progetti, e soprattutto del sogno ancora non realizzato. Sogno e Sondesto stasera su Rai 1. I nuovi progetti ed i sogni di Massimo Ranieri. Questa sera su Rai 1 torna Massimo Ranieri con le repliche del suo show del 2016, Sogno e Sondesto 3. Nella prima puntata di questa sera saranno ospiti di Massimo Ranieri Morgan, Antonello Venditti, Arisa, Vincenzo Salemme, Massimo Lopez, Don Gino Rigoldi, Nicoletta Mantovani e in platea l'attrice Valeria Valeri. Il cantante, intervistato dal settimanale TV Sorrisi e Canzoni, si è detto molto onorato. Ha inoltre svelato al giornalista quali sono i progetti a cui sta lavorando. In questo momento si trova in tournée con 2 spettacoli, ma lì è Sogno e Sondesto in viaggio. Ha appena finito di girare il film di Roberta Torre Riccardo Va all'Inferno, ed ha realizzato un musical Dark in cui a stento si è riconosciuto. Alla domanda del giornalista su quale sia ancora un suo sogno Massimo Ranieri risponde. Come tutti i single, il desiderio ora è trovare una compagna che mi raccatti ride. Appuntamento allora con Massimo Ranieri a partire da questa sera con le repliche di Sogno e Sondesto.